Buongiorno a tutti, allora, davvero un gran piacere vederli numerosi, avete ragione, da qui è proprio una bella visione e prendo due parole per fare un po' una sintesi secondo me di cosa poi abbiamo raggiunto oggi e per le prospettive future. Siamo partiti da un concetto di emozione e con questo abbiamo visto il primo video che è forte, è vero, ma mi è piaciuta molto l'interpretazione che ci ha dato il direttore del personale e soprattutto penso sia un segnale di consapevolezza. Questo secondo video che vedremo invece vuole essere un segnale di speranza e poi capirete perché. Quindi partendo dalle emozioni era un po' l'intento che avevamo, no? Partire dalle emozioni e tornarci, perché il segnale di speranza saranno altre emozioni, passando però per quella che è la conoscenza scientifica, tecnico-scientifica, e le relatrici insieme agli interventi diciamo degli interni mi sembra proprio ci siano riuscite a dare i primi diciamo focus su cui concentrare l'attenzione per poi approfondire ulteriormente. Focus sull'educazione della professoressa Paladini, il focus sugli aspetti dei rischi psicosociali della dottoressa Corradini e infine Mariella Nogenzi, la professoressa, che ci ha detto invece, ha esposto benissimo la relazione che c'è tra violenza di genere e benessere organizzativo. E su questo diciamo aggiungo una piccola cosa rispetto alla questione del questionario. Diciamo non solo interviste, forse anche la comunicazione, no? Dello stesso, che è una differenza tra l'informazione, cioè nel dare l'informazione non sempre si raggiunge il destinatario, con la comunicazione si fa attenzione invece alla risposta che ricevo dall'informazione che ho dato. Ecco, questo passaggio in realtà degli strumenti molto pratici, cioè se questo può essere un discorso che può sembrare aleatorio, questa differenza non lo è solo in parole ma anche con gli strumenti che si utilizzano e magari possiamo fare una riflessione anche su questo. Ci rimane, è vero, la parte della della misurazione quantitativa. Voleva essere questo un intervento per diciamo un evento, una giornata, un momento di riflessione per poter individuare quali temi potessero essere poi affrontati più nello specifico e secondo me da ogni difficoltà nascono delle opportunità, quella della Sabatini è una, per cui inizieremo magari proprio da lì. Un'ultima questione è sul passaggio da norma a attuazione. Ecco, questo secondo me è un altro passaggio che ho visto che è stato preso in considerazione. Cioè, se l'intervento normativo abbiamo visto è iniziato da un aspetto internazionale, recepito anche a livello europeo, adesso a livello nazionale, ecco, il lavoro non è finito. Perché il passaggio dalla diciamo, formulazione normativa a quella che poi è l'effettiva attuazione non è poi così scontato, anzi non lo è quasi mai. Cioè tante norme esistono, sono ben fatte, anche ben scritte, la struttura, noi italiani secondo me in questo siamo molto bravi, nella parte applicativa ci sono un po' più di difficoltà e forse anche qui il concetto di comunicazione torna. E quindi detto tutto ciò mi sembra che abbiamo diciamo tutti gli elementi, abbiamo individuato dei fattori su cui vogliamo porre l'attenzione, abbiamo individuato una prospettiva di lavoro che continua e allora non ci resta che il messaggio di speranza con il video. Grazie. Siamo partiti, il primo video era parole d'amore, il video che andiamo a vedere invece è dallo uno schiaffo e a voi vuoi dire che sia e a noi.